Questo è il pessimo scenario che i residenti di via Telemaco Signorini e di via Galli ad Acilia sono costretti ad ammirare ogni giorno: degrado, sporcizia, marciapiedi impraticabili, ma soprattutto aria irrespirabile a causa dei rifiuti abbandonati in strada e di alcuni problemi fognari che si ripetono con grande frequenza, specialmente in via Signorini. Via Telemaco Signorini e via Galli c'è un odore nauseabondo. Sono le fogne che se debordano e quindi c'è sempre l'odore, tutto quello che viene fuori. Fogne, ci hanno detto in parte anche i rifiuti abbandonati in strada. Buttano di tutto e hanno la traversa sotto, c'è il deposito, c'è il centro di raccolta, quindi Quindi è un insieme di cose. tutto, 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 non funziona niente. Io non ho capito come mai siamo ridotti così. Io non do colpa a nessuno perché. Però molto dipende pure da noi, perché abbiamo un'isola ecologica qui, vicino, e nessuno porta. Cioè, adesso lasciando perdere i sacchetti, che c'è l'organica e tutto quanto, ma ci stanno pure televisori, armadietti, frigoriferi, cibari, e li portano qui. Siamo pieni di buchi, pieni di zozzeria. Tante volte andiamo a prendere e a buttare, ma adesso non sappiamo dove la devo buttare. Io tante volte mi faccio il giro di buttarla dove ci sono i secchioni vuoti. Mi carico la macchina, dei bus dentro la macchina e vedo dove ci sono posti dentro ai secchioni di buttarla dentro. Qui oltre che nulla mettono nei secchioni, perché ci sono dei secchioni che sono vuoti, loro passano con la macchina, la buttano a terra e vanno via. Perché? Perché qui tanto a loro che non interessa. E prendono, buttano, ma io dico anche se la buttassero almeno dentro, niente, la lasciano così, ecco, è stata. Se lei guarda, quello lì è vuoto, quel secchione è vuoto, questo qui pure è vuoto, sono tutti vuoti e la monnezza la buttano a terra. Senta, gli odori sono già fortissimi. Sono forti e poi adesso, come dice, arriva l'estate e ancora. Che cosa dobbiamo fare? Col caldo che c'è qui, adesso c'è l'odore di profumo degli alberi, ma quando si passa vicino al secchione non ci si può fare, sembra che passi vicino a un cimitero. Dovresti camminare con la mascherina perché non si può camminare. Anche a livello igienico, sanitario? Igienico anche, sì. La sera specialmente, con la sera si sente molto, non so se ti ci ha fatto caso, molto puzza di fogna. Una cosa che non si può sentire, perché è una puzza proprio che stanno da giorni, perché dopo ogni tanto passano pure quelli con la gru che prendono la monnezza e la levano, sia qui, anche nella zona, dalla parte di là della farmacia, che fanno pure lì, buttano st'immondizia per terra, ma ne manco dentro, pure per terra. E questo non è che una cosa bella. Ma con l'arrivo dell'estate diventa più preoccupante? Certo, zanzare, non si può passare, proprio una cosa terribile. Non so da chi può dipendere tutto questo che abbiamo noi in questa zona. Conclusa la mappatura delle utenze, è prossimo l'avvio del piano innovativo della raccolta differenziata che interesserà il decimo municipio. Ad aprile sono stati consegnati kit e le istruzioni da eseguire per il nuovo servizio nelle aree in cui è prevista la modalità porta a porta. Intanto però la situazione ad Acilia è al collasso. Il primo passo verso il cambiamento spetterebbe ai cittadini che devono assolutamente imparare a rispettare l'ambiente in cui vivono.